Ciao Monica. Dimmi qualcosa di oggi, dai. Cosa ti devo dire? Io sono ogni anno sono contento di venire al pranzo delle Lady Track perché oltre che a trovare persone che non vedo durante l'anno, che sono persone simpatiche, io mi trovo bene al pranzo delle Lady. Poi quando viene Maurizio, poi vabbè, a parte mangiare, che in questa zona si mangia bene, come ho detto, la compagnia è bella, più di quello, un buon bicchiere di Gotturno, saluti a tutti. Maurizio? Cosa? Ciao! Dai! Tutto terra pao! Giancarlo? Ciao a tutti! Sto bene, è bello venire qui nel mezzo della Lady Track e speriamo di venire anche l'anno prossimo. Ciao, ciao, un bacio! Robby non parla. Porto le Lady Track. Porto i saluti del presidente Zigor, che non c'è, mi dice, ha raccomandato di salutarvi tutti e con questo video saluto tutti. Grazie. Belli e brutti. Grazie. Ciao Monica. Ciao Marco. Bellissima giornata, stupenda. Onore a voi, Lady Track. Peccato la compagnia, soprattutto di lui. Non vengo più a fare a mangiare con lui. No, si scherza, per carità. Comunque bella, bellissima giornata. Ciao. Cosa dico? Ciao. Ciao. Monica, sei sempre bella come sono. Girati di là. Dimmi qualcosa, Sandri, cosa te ne fai di questa festa? Bella, allegra come sempre, mangiare sempre troppo come sempre, e grazie a voi che ogni anno abbiamo l'occasione di trovarci. C'era una buca per terra. Ho detto a Pietro, non è che hai messo i paletti perché non vuoi che venga io qua per il caffè. No, li abbiamo messi apposta perché sono le macchine che parcheggiano, non con i camion potete entrare. Tieni! Quindi adesso con la biga faccio il giro così e chiudo tutto, perché sai, con la biga. Tappa fissa dalla Jerry per il caffè. Cappuccino, colazione. Quella brioche era la Nutella. No, la prendo vuota, dai. Mi devo accontentare. Vuota, speciale. Guarda che abbiamo scaricato, lo scaricavo io. Sì, al camion della Elda. Adesso tirare i bancamenti, ti do una mano. No, no, faccio. Sono offesa. No, 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 offesa no. Faccio io. Ciao, Gatta. Com'è? Com'è? Bello, dopo 2 anni è bello, finalmente. Video, non ti faccio la foto. Che ancora una volta abbiamo ritrovato le amiche che di solito vediamo per strada, speriamo di ripeterlo il prossimo anno con ancora persone, felicissima perché ci sono delle persone nuove, un po' dispiaciuto per quelle che non ci sono, però è tradizione che sia così. Poi visto il numero direi che possiamo essere tutti contenti. Buona strada a tutti, ciao, bye. Arianna, eccomi qua. Salutino. Grazie per avermi regalato questo pranzo che non avevo negli anni scorsi, potuto essere presente. Sono proprio contenta e felice di essere qua con tutte voi. Grazie, grazie a te. Guarda che chi è che si nasconde lì dietro? Ma io sono. Lo vuoi rompere? No, non si rompe. No, lo vuoi rompere, te lo dico io. Non c'è la carne, solo che gliela fa vedere. Ciao Fabio! Cazzo stai a fare?
Io mi prendo. Ma mi paghi i diritti d'autore? No, tua moglie. Rivolgiti a lei. C'è la voce persa. Com'è Milly oggi? Va bene, va bene. Un bel bicchiere di vino, oggi si può. Salute. Guida lui? Oh, ma lui per il... No, no, non lo so. Ma è ancora presto. Ora di sera è smaltito. Vaccino. Siamo qua, gli intrusi. Non siete intrusi. Saluta, saluta, gli intrusi. Ciao. Ciao. Il Gianni. Ciao. L'intruso. Perché è intruso? Tu. Non è mai, sono uomo di casa qua. Dillo. Sono qua per fare la lavare i piani. Non dirlo troppo forte che ti sentono, ti chiamano in cucina. Ciao. Qua. Ah, Giorgia! Io vengo per vedere Gianni, Ritolo e Paolo. Anche per il resto della compagnia. No, dai. No, solo scusa, loro. Scusa, solo per loro. Il cerchio è molto ristretto. Cioè, solo per loro. Infatti siete sempre a capotavolo in un angolino. Mandiamo il messaggio, ci siamo noi tre. E lei che lei viene. Ma adesso ha presentato un invito, casa sua, mangiare, dobbiamo mangiare un po'. Gli anolini. Non i pissarelli, gli anolini. Seri, anche il cinghiale. Sei anche cuoca? Sì, cuoca. La piacentina. Oh, la Cindy, ciao Cindy. Tu cosa ne pensi? Non lo fai per lavoro? Cosa faccio per lavoro? No, dico il fotografo, lo fai per lavoro? No, no, no. Faccio l'autista per lavoro. Non pensavo che il fotografo. Faccio il video ricordo della festa, il video ricordo della festa, le foto. La Silvia. Questo basta. Vicino stanotte lo dormo. Ma nasconde. Cosa nascondi lì sotto? No, io no. C'è il cagnolino a casa? Sì, no, è bello. Avanzano, uno li porta a casa. No, dico qui avanti. È suo. No? Come no? Cosa ho fatto? Aspetta, mi sono trovata la mente. Non morde? Non morde? Tranquilla, non ti mordo. Ma è brava la tua bimba, ha preso in braccio, gli ha chiuso il giubbino perché ha detto che fa freddo davanti alla porta, da Emma Sebastiano. Oh, però adesso dobbiamo trovarci ad Almine. Qualche volta dobbiamo andare. L'ultima volta c'era ancora mio padre. Mamma mia. Sono ferito al cranio, quindi non c'è esempio. Sono il cranio a gas. Voglio i tamponi sotto dove ci sono le cerniere. Vado a posare la sponda lì. Siamo sovraccarichi ormai. Dopo devo rispondere di 60. C'è ancora il dolce? C'è ancora il dolce. E credo di sì, ci vuole il dolce. Pari, pari da là.
Da sola? Nell'angolino da sola? Sono qua da sola. Ah, no, vado di sabato, vado là, perché lo sveglio. Lo rimpiazzavo che non lavoro. Una sera sono andato a fare. Poi era. Basta mangiare, non ne posso più, basta. Cosa sei venuto a fare allora? Sono venuto qui a trovare degli amici perché come al solito si sta bene con gli amici. Giusto, bravo. Ecco, non per il mangiare, perché mangiare a casa ce n'abbiamo una valanga, vero? Vabbè, ma hai mangiato bene. Però abbiamo mangiato anche bene, ringraziamo anche a Mauro, no? Si chiama Mauro, titolare della 45. Oh, domani poi siete malati. Ringraziamo tutti gli amici. No. Ciao ragazzi, all'anno prossimo, non mancate. Mai.